Massimo Giorgetti ha tutelato il patrimonio storico-artistico dei veronesi. Il 28 e 29 marzo scrivi Giorgetti. 50 milioni di euro in 5 anni, serviti per realizzare oltre 1100 interventi. Di questi 50 milioni, ben 12 ne sono arrivati a Verona e alla sua provincia, che hanno potuto così portare a termine 200 opere. Sono importanti le cifre stanziate dalla Regione Veneto nell'ambito dell'edilizia di culto, chiese, parrocchie e centri di aggregazione. Investimenti che, oltre al più scontato valore strutturale, si sono posti come obiettivo la valorizzazione di edifici che hanno un vero e proprio valore sociale. Nella nostra comunità sono elementi importantissimi, sono elementi di riferimento per chi ha bisogno, sia moralmente, spiritualmente, ma anche poi dal punto di vista del bisogno. I vescovi, i parroci mi segnalano che in questi tempi di crisi molte sono le famiglie che non sanno dove rivolgersi, anche perché magari hanno problemi economici, di difficoltà di lavoro, e la chiesa, la parrocchia diventa l'unico riferimento in questo mondo in cui c'è tanta comunicazione, c'è internet, sono strumenti eccezionali che però nulla vale come il rapporto diretto, soprattutto con qualcuno che ha fatto proprio principio la fratellanza. A Verona uno degli interventi più sentiti dall'assessorato regionale all'edilizia di culto è stato quello che ha riguardato la ristrutturazione della chiesa di Ogni Santi alla Croce Bianca. Nel luglio del 2008 un violento incendio ne distrusse gran parte. La Regione Veneto ha messo a disposizione 100.000 euro, ai quali se ne sono aggiunti circa 60.000 da parte del Comune di Verona. Oggi, dopo una spesa di 710.000 euro, la chiesa è tornata alla propria comunità. Certo che per noi è stato un giorno bruttissimo, il 17 di luglio dell'anno scorso, la gente guardava così, un disastro enorme, poi invece pian piano si sono accorti che è possibile rimettere tutto a posto con gran voglia, con gran entusiasmo, conoscendo che la propria chiesa è un riferimento importantissimo per la comunità, e quindi anche loro si sono sentiti contenti quando il 13 poi di dicembre sono rientrati in chiesa e hanno fatto festa insieme. Fondamentale per la comunità è stata anche la ristrutturazione dell'oratorio della chiesa di San Giuseppe all'Adige alla Bassona, piccolo centro alle porte di Verona che si sta velocemente urbanizzando. Qui la struttura, oltre che oratorio, funziona ora anche come sala civica per la cittadinanza. Tutto è stato riportato a norma, rispettando anche le direttive contro le barriere architettoniche per agevolare l'accesso ai disabili. È una struttura molto importante per il nostro quartiere, serve agli anziani, serve ai giovani, è un punto di aggregazione assolutamente indispensabile, in quanto qui non c'è altro che questa aggregazione parrocchiale. La Regione del Veneto ha fatto con una apposita legge, ha considerato gli oratori enti che hanno una funzione sociale educativa riconosciuta dalla Regione, e a questi noi contribuiamo sia per le spese di manutenzione che per gli impianti sportivi, chi non ha tirato un calcio, un pallone all'oratorio. Siamo a San Zeno, chiaramente nel chiostro di questo complesso straordinario, caro a tutti noi veronesi. Ecco, Massimo, già ho avuto modo di apprezzare la sua disponibilità quando mi trovavo abate di Isola della Scala. E Massimo ha dimostrato un interesse e una sensibilità straordinaria anche per questa grande e stupenda basilica. Accanto al contributo essenziale del Banco Popolare di Verona, Massimo, come espressione della nostra Regione Veneto, ha dichiarato tutta la sua buona volontà di aiutare questo bene che è caro e che è ammirato non solo da noi veronesi, ma un po' da tutto il mondo. E ringrazio fin d'ora Massimo Giorgetti. Massimo Giorgetti ha voluto più sicurezza per i cittadini veronesi. Il 28 e 29 marzo scrivi Giorgetti. 60 milioni e 500 mila euro stanziati in 5 anni a livello regionale, 16 milioni e 590 mila solo nel 2009. Dal 2005 ad oggi la provincia di Verona ha ricevuto 6 milioni di euro, di cui quasi 2 milioni nel corso di quest'anno. Sono solo alcuni dei numeri più importanti per quello che riguarda lo stanziamento da parte della Regione Veneto in materia di sicurezza e polizia locale, destinati a favore di enti locali e associazioni. Come Regione abbiamo investito, per dare una mano a queste forze di polizia nazionali, abbiamo investito sulle caserme, costruendo nuove caserme dei carabinieri, nuovi commissariati per le polizie,
e fornendo loro anche mezzi materiali che magari dal livello statale non arrivava. Il lavoro svolto in questi ultimi 5 anni dalla Regione Veneto ha percorso il filo rosso lasciato dalla precedente legislatura, che aveva prodotto la legge regionale numero 9 del 2002, che costituisce ancora oggi il caposaldo dell'attività in materia di sicurezza urbana e di polizia locale. E proprio gli uomini della municipale sono stati gli obiettivi a cui la Regione ha posto maggiore attenzione nel corso dell'ultima legislatura. Oggi credo che tutti li conoscano, ne riconosca la professionalità e ne apprezzino il servizio. È una vera polizia di prossimità, i primi con cui magari i cittadini possono anche segnalare cose che non vanno o lamentarsi per dei problemi che possono esserci. Abbiamo investito molti milioni di euro in questi 5 anni anche per attrezzarli e quindi dare dignità di corpo, consapevoli che questi non sono semplici impiegati comunali. Tra i capisaldi dell'assessorato regionale alla sicurezza c'è il piano di zonizzazione, che prevede un finanziamento di 2 milioni di euro da parte della regione ai comuni con pochi vigili che hanno provveduto ad associarsi tra loro in distretti per gestire le forze di polizia locale in maniera più efficiente e presente sul territorio. L'obiettivo della regione cos'è stato? Quello di creare dei distretti di sicurezza, cioè delle aree omogenee del nostro territorio all'interno delle quali i comuni si consorziassero, mettessero assieme gli agenti di polizia locale che avevano, con il contributo della regione che acquista mezzi e materiali, possono organizzare finalmente un sistema di miglior controllo del territorio per quelle che sono naturalmente le competenze specifiche della polizia locale. Penso al controllo del traffico, penso ai controlli di polizia amministrativa, dalle residenze, ai mercati, ai venditori abusivi, alla sicurezza nei cantieri. Ora il prossimo obiettivo, così come ricordato durante la festa regionale della Municipale che si è svolta proprio a Verona in fiera, è il riordino della polizia locale per mano del Parlamento. Concludere questo percorso con una legge quadro che identifichi esattamente cos'è la polizia locale, quali sono i compiti su tutto il territorio regionale e crei e migliori ulteriormente l'integrazione e la collaborazione con le altre forze di polizia nazionali, carabinieri e polizia di Stato.